purtroppo hanno dato un po' il tutto. Però per me è comunque una vittoria, perché ho visto che tanta gente mi vuole bene, sono sicuro che in tanti non siete venuti solo per curiosità, ma siete venuti appunto perché trovate qualcosa nei miei confronti, ed è un gran bene, cioè anche lo stesso bene che io voglio nei vostri confronti. Vi rubo solo qualche minuto, sarò breve, non sono brevissimo con i discorsi, però spero vivamente di potervi dare una parola che possa essere prima di tutto di rinforzo per me e di conforto per voi. Volevo dirvi che dall'inizio di questo progetto fino alla fine non è mai mancata una cosa. In tutto quest'anno e 5 mesi di viaggio c'è stata una cosa che ho portato con me dall'inizio. Per chi ha visto i video lo sa, e praticamente questa cosa è il sorriso. Io ho iniziato felice di quello che facevo, della grande impresa che stavo portando avanti, perché sapevo che questa era un'impresa che mi avrebbe dato tanto. E ho completato il tutto con il sorriso di chi ha il coraggio di portare a termine le cose. Perché questo viaggio mi ha dato di insegnare una cosa che ricordo sempre a tante persone: il vero coraggio non sta nell'iniziare le cose, ma nel portarle a termine. Quando si inizia qualcosa è una scelta, perché noi scegliamo di farla con la speranza di riuscire in qualche modo a mandarla avanti. Poi durante tutta questa scelta qua possiamo decidere di ritirarci oppure no, però almeno possiamo dire ci abbiamo provato. Questo è stato quello che ho detto anche all'inizio, no? Quando ho iniziato ho detto vabbè, 2-3 tappe, se non ce la faccio me ne torno a casa, però almeno ci ho provato. E penso che questo è qualcosa che ci accomuna un po' tutti, no? Quanti di noi hanno degli obiettivi, delle scelte che vogliono fare nella propria vita, ma tante volte non le fanno per le circostanze, per il poco tempo, che poi alla fine il tempo c'è sempre, ma siamo noi che andiamo sempre di fretta. E soprattutto questo voglio precisare, una cosa che l'unica cosa che mi ha dato problemi lungo il cammino, e che penso che sia la cosa più brutta, più pesante, che non ci fa mai andare avanti nella nostra vita, è ciò che può pensare la gente di noi. Noi tante volte ci basiamo troppo su quello che pensano le persone della nostra vita, delle nostre scelte, di quello che facciamo. In tanti, quando ho iniziato, so che in tanti, in tutta Italia, mi hanno detto ma perché lo fai, ma chi te lo fa fare, ma vai a lavorare, ma fai questo, quello, quell'altro. Poi dico una cosa, noi siamo tutti diversi. Il mondo va avanti perché le persone sono diverse, e ognuno di noi può mostrare le sue capacità in ciò che sa fare, e solo facendo ciò che sa fare può dare il 100%. Io sono bravo in questo, sono stato bravo perché mi sono avviato con la speranza di migliorare grazie a questo progetto, e l'ho finito, l'ho completato. E le vite delle persone non sono cambiate forse, ma la mia è cambiata totalmente. E questo mi dà l'opportunità di mandare avanti ciò che io amo, con la speranza di poter portare la felicità ad altre persone. Volevo dire una cosa importante, la cosa più importante di questo viaggio, e tanti mi hanno chiesto, ma perché sei partito sempre solo? Ebbene, io non ero solo, non sono mai stato solo. Partendo dalle persone che mi hanno inseguito, mi hanno aiutato, e completando il tutto con Dio che mi ha protetto lungo tutto il cammino. Tutti voi sanno che sono corrente, la mia fede non è una fede religiosa, diciamo così, ma è una fede che si basa sulla Bibbia. Ogni giorno lungo il mio cammino ho sempre letto la Bibbia, ho sempre pregato al Signore, e in ogni occasione, in ogni difficoltà, Dio c'è sempre stato dandomi una mano. E questo progetto mi è servito a due cose. Prima di tutto per capire ancora di più quanto è grande la fede e quanto è grande l'amore di Dio. E seconda cosa, mi è servito perché grazie a questo progetto io adesso sono qua, con la speranza che anche solo una persona possa prendere in considerazione di conoscere in maniera personale il Signore. Per me questo è tutto il frutto di questo mio progetto, ed è uno dei miei obiettivi principali: diffondere ciò che mi ha reso felice, ciò che ha reso felice la mia vita, alle persone che avrei incontrato poi lungo il cammino. E non immaginate quante persone ho conosciuto, con quante persone ho parlato, quante storie ho ascoltato. Mi si è aperto un mondo vastissimo davanti a me. Per chi ha visto i video ha visto tanto, ma vi assicuro che quello forse è solo un terzo di tutto quello che ho vissuto in questo mio progetto. E sono davvero speranzioso, adesso non so se si può, possiamo fare quella cosa, di poter condividere con voi questo mio pensiero personale, che è appunto quello di conoscere il Signore in maniera
personale e potete vedere nella vostra vita ciò che ho visto nel mio progetto. Io sono arrivato qua senza nemmeno un graffio, a parte questo che me lo sono fatto 2 giorni fa. Però sono arrivato qua, sono salvo e sono felice di questo. Perfetto, un applauso a Nazario. Nazario, dobbiamo stringere i tempi. Ok, un applauso a Nazario. Volevo dire soltanto così, dal tuo discorso non c'è stato mai un momento in cui hai deciso di mollare, da quanto ho capito, no? No, assolutamente no, mai. Anzi, guarda, sono così fresco che potrei farlo di nuovo. Senti, hai attraversato tutte le regioni, tutte uguali nei tuoi confronti, grande ospitalità. Sì, questa è bella dell'Italia, non pensavo questo. Infatti quando sono partito tutti mi dicevano adesso che è bella, adesso che è qua. Invece posso dire la verità che l'Italia è tutta bella, tutti ospitali, tutte persone pronte ad aiutare e a sostenerti nelle difficoltà. Allora, non può salire sul palco, lo salutiamo perché in mezzo alla gente, il sindaco di Rosolina, se non sbaglio, in provincia di Rovigo, che ha voluto onorare il nostro Nazario per dire, ecco, un applauso al sindaco Trevigiano, che ringraziamo per essere venuto qui, tanti chilometri, ecco, abbiamo notato magari attraverso la figura del sindaco quanto l'Italia sia stata tutta indistintamente vicino a Nazario. Dove sta? Alzi la mano il sindaco. Oh, ciao! Grazie signor sindaco, grazie. Grazie. No, grazie mille per l'aiuto, davvero. Ringraziando il sindaco di Chiuro, non so se c'è. Vabbè, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio tutta l'Italia. Ragazzi, davvero, grazie mille, perché questo progetto si è andato avanti anche grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Grazie Nazario. Allora, ringrazio subito, sì, una cosa, ringrazio tutte le associazioni, ecco, che hanno partecipato, iniziando dalla Podistica, la Proloco e tutti quanti gli altri, perché avete creduto in me e spero vivamente di aver portato alto il nome di San Nicandro in tutta Italia. Grazie mille. Perfetto. Allora Nazario, noi ci scusiamo, tu capisci il momento, la festa era veramente preparata nei minimi dettagli, però sicuramente la rifaremo, sicuramente, perché tu comunque, la tua impresa resterà per sempre nei nostri cuori, quindi di conseguenza tra 4-5 mesi magari questa primavera la rivediamo, ok? Ti ringraziamo, poi ti daranno dei premi, non possiamo proprio dal punto di vista tecnico farlo qui sopra, stiamo soltanto in te, non può salire nessuno. Okay. L'ultima cosa che dico, se caso mai volete, ci sono dei piccoli opuscoli, se li volete prendere, sulla mia destra, che potete leggere tutti quanti insieme, se volete. Perfetto, sempre e comunque mantenendo le distanze, mi raccomando. Grazie. Allora, Nazario Nessa, un applauso ancora per il nostro eroe, visto che ha portato in giro il nome di San Nicandro, del Carcano, della Puglia e il nome dell'Italia, poi in giro per le 21 province della penisola. Allora, noi vi ringraziamo, ci scusiamo, io mi scuso a nome dell'organizzazione, a nome dell'atletica, a nome della Proloco che aveva organizzato veramente nei minimi dettagli. Io continuo a ripetere di stare a distanza, mi raccomando, tra poco dobbiamo lasciare questa piazza perché sta arrivando l'ordinanza del sindaco che sarà già pronta tra poco proprio per liberare la piazza. Ci dispiace, ma questo è il momento critico in cui stiamo vivendo tutti, tutto il mondo lo stiamo vivendo anche noi, quindi di conseguenza ci dobbiamo adeguare al momento. Continuerò ogni tanto a ripetere di poter lasciare la piazza se potete. Io vi ringrazio tantissimo, ci scusiamo ancora. Ah sì, è il compleanno di Nazario, auguri Nazario, anche se lo sanno tutti, tanto lo sanno tutti, oggi è il compleanno, è vero, grazie Lucia, ma tanto lo sanno tutti. Allora, ripeto, lasciamo, manteniamo le distanze, non ci accalchiamo vicino al parchetto, mi raccomando, signori scusate se potete mantenere la distanza, mi tocca fare il vigile oggi. Allora, se teniamo la distanza, grazie, uno alla volta, tanto ce ne sono per tutti. Se possiamo sgombrare la piazza, comunque al di là voi ci potete anche stare, ma la manifestazione da questo momento si è conclusa, quindi non ci sono più responsabilità da parte di nessuno dell'organizzazione, della stessa amministrazione comunale, poi ognuno è libero di fare qualsiasi cosa dietro le transenne, però da qui tra poco dovete lasciare questo spazio con delle sedie, se cortesemente si può uscire fuori dalle transenne.
poi fuori dalla tua azienda ognuno può fare quello che gli pare. Anche qui